siamo in onda, mi dicono dalla regia che siamo in onda, oggi se, è una regia un po' dislocata. Se, come dici tu, siamo in onda, cominciamo a ripiegare le maniche e io già dire, sono con... a dire qualche domanda, cos'è questa cosa che arriva? Ah, ah qui, sì, sì, la birra! Qui ecco, arrivano già i beveraggi, questa, perché adesso vi diremo dove siamo, sì, e che questa, cosa stiamo a fare, cioè, qua. Adesso non sbagliare, questo non è... Marco sempre girato verso il pubblico. Perfetto, sono Marco avete, sempre versato verso il pubblico. Scusate, adesso che avete girato davanti, girate anche dentro, così facciamo proprio un giro completo, un giramento completo. Un giramento di birra completo. Mi Quattro preme il coso, come si chiama? Chiami un bottiglia? Sì. L'accendio. Va bene. Vabbè. Allora, mi preme di dire una cosa però, scusa No, questo è molto di più. Ma siamo ancora in onda? Siamo sempre in onda, perfetto. Tu dirai dove stiamo, perché è una cosa che siamo in onda, ci ha riempito, cioè, ci ha riempito il cuore di piacere. Noi abbiamo due guardie svizzere, provenienti. Eh sì, perché io sono il Papa, quindi abbiamo le guardie svizzere. Sono Cesario, probabilmente. Va bene, io voglio comunque ripetere ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che non dobbiamo perdere di vista due fattori fondamentali. Il primo è che noi siamo matricole nel campionato di Serie B. Il secondo è che puntiamo ad una... Scusa Mauro, Paolo, sto parlando. E quando parlo io dico cose serie. Tu potresti prendere appunti, poi trovi qualcuno che te li spiega e andiamo avanti. Giovanni, quindi noi miriamo, puntiamo ad una salvezza tranquilla. I sogni di gloria li rinviamo all'anno 21. Vero è, e certo è, che se quest'anno si prendete l'occasione di fare il balzo di nuovo, non ci sottrarremo a questo, ovviamente. Dove stiamo, Giovanni? Noi dove stiamo stasera? Siamo alle manifatture Knoss, dove si svolge il The Best World Pizza Champions. No, dillo in italiano che tu... Campionato, possiamo dire, un campionato mondiale della pizza, poiché la pizza si accompagna con le beer. Ecco perché... Internazionale in tre mani. Ecco, campionato internazionale... Da dove sei così? Vieni a più... No, non parliamo. No, allora, che cosa siete venuti a fare qua? Andate. Cioè, la guardia del corpo. La guardia, ah, del, sì, corpo. Allora, la guardia del corpo. Cominciamo a parlare. A proposito di corpo, vedo un corpo che si avvicina quello dalla nostra di sinistra. Quello di Pierpaolo. Ed è un corpo che si avvicina, entra Pierpaolo, siamo già in onda. Stavamo dicendo che siamo alle manifatture Knoss. Allora lasciamo la mano a Pierpaolo. Lasciate pure la mano a Pierpaolo. Però se queste birre le aprite, noi possiamo pure assaggiarle. Ce l'avete portate chiuse, giusto come supplizio. Volevo anche dire buonasera Pierpaolo. Buonasera. Queste le faccio assaggiare, una birra. Volevo anche aggiungere. Una birra bionda tedesca. Che questa è una birra artigianale. Senti, originale, una bionda tedesca che non sia birra non ce l'hai, una bionda tedesca che non sia non ce l'hai, ma prima possiamo facendo una trasmissione, noi stiamo facendo una trasmissione, un attimo di silenzio, noi prego. Siamo conosciuti come quelli della trasmissione che parte sempre in maniera indecorosa ed indegna, ma una partenza come quella di stasera non l'avevamo mai vista, c'è una cosa da buttare via, non l'abbiamo mai vista, sono arrivate le birre conservate, i tappi che a fine serata c'è stappo e vinco, le dovevamo stappare con l'accendino, io ho provato, io non le so stappare con l'accendino con i denti, con io denti. Sono imbranato, mi è rimasta una chiusa, va bene, non fa niente. Fatta la premessa che il campionato Oslo deve essere quello della salvezza da raggiungere, okay. Però è chiaro che qualcosa su questa tela di Penelope che a partite alterne il Lecce continua a tessere e a disfare, bisognerà pur dire. Poi naturalmente ci si potrà obiettare, ed è giusto, che comunque la classifica è buona, che comunque il Lecce è messo bene, cioè sì, ma se fosse solamente una valutazione della posizione di classifica, facciamo una puntata in tutto il campionato e non se ne parla. Abbiamo preso. Noi siamo qui perché esaminiamo la partita contro il Cittadella. E questo è il nostro compito. Allora, Pierpaolo, parlaci di questa partita. Preferisci il primo tempo o il secondo tempo? il primo, senza ombra di dubbio. Perché ma ancora cosa una volta. Vedo, ma cosa vedo mai? Cosa vedo mai? Buonasera, ciao. Buonasera Giovanni ciao. Dentro. Ciao. Ma mi posso sicuramente permettere... lo avrete riconosciuto, non penso che abbia bisogno. Zio Giglio, posso dirlo subito? Come no? Zio Giglio, celebre zio Giglio. Ciao bambino, si chiama
da bambino si chiamava Giuseppe Lucia. Da bambino, però. Però oramai a Lecce è noto come zio Giglio, quindi. Da grande l'hanno chiamato, sono zio. Anziano, bravissimo, hai noto, perfettamente ragione. Allora, notissimo pizzaiolo leccese. Cos'è questa manifesta, questa champion? Non la champion. The best world pizza champion. Ah. Allora, intanto faccio una premessa: oggi non sono in veste di zio Giglio, ma sono in veste di presidente associazione pizzaioli salentini Confartigianato Lecce. Bene. Quindi l'idea è mia, però i pizzaioli leccesi, cioè della Confartigianato Lecce, mi hanno dato una mano per realizzare questa cosa meravigliosa. Che cos'è questo The Best World Pizza Champion? È un campionato di pizza. Perché io guarda, questa parola perché... No, la pizza è conosciuta in tutto il mondo ed è una delle cose, ed è una delle cose più belle del mondo, va bene? Quindi che cos'è questo campionato? Sì. Dei migliori professionisti pizzaioli internazionali si vengono a sfidare qui a Lecce a fare questo campionato. Quindi ci sono anche delle novità, come dire, di tipo gastronomico, pizza, vari tipi di pizza. Bravissimo. Domani ci saranno dei campioni che si sfideranno al The Best con varie categorie e ci daranno il meglio di loro. Io ero impegnato, altrimenti avrei partecipato. Però... Anche io ho inventato una pizza che forse nessuno di loro... Cioè la pizza allo stinco di maiale. Bellissimo. Si prende lo stinco di maiale. Prima ci vuole il maiale. Prima ci vuole la cinta senese. Bravo. Che è una bella maiale. Allora stavo dicendo una cosa molto importante. Mi dispiace che domani non ci sei. Però se perché? Ben sapete, domani... Hai detto che non vieni domani. E chi l'ha detto? Ah. Basta che tu mi dica domani vieni, io vengo con tutti. Allora vieni per un semplice motivo, perché domani è il 2 di ottobre ed è la festa degli angeli, degli angeli custodi della famiglia, cioè i nonni. Quindi domani noi festeggiamo tutti i nonni. Dicesi nonno chi ha già superato i 40 anni. Dicesi nonno. Quindi, figli e nipoti domani insieme alla Caritas ti faccio un'ultima domanda. Vai. Perché poi parliamo del Lecce. È normale. Che possibilità hanno i pizzaioli leccesi di aggiudicarsi questo titolo prestigioso rispetto a quelli che vengono da altre zone? Quest'anno siamo un attimino sfortunati perché ci sono tre buoni campioni leccesi che non possono gareggiare per un semplice motivo, perché sono in giuria. Non facciamo nomi. No, non facciamo nomi. Non sono io. O sono in giuria o sono in presidenza. No? Bravissimo. Vabbè. Ti ringrazio, vi auguro una buona serata. No, prima dici un'altra cosa. Questo per me, promette. In senso, così non ci sente nessuno. Chi è il favorito? Chi è il favorito? Sempre quello che non sta gareggiando. Grazie. Buona serata. Ciao, grazie. Tra due minuti arrivano le pizze. Siamo rimasti a quella storia. Primo tempo sicuramente meglio del secondo, dicevamo, perché il Lecce, pur reduce dalla terza partita in 7 giorni, aveva fatto vedere comunque di avere, come stiamo facendo noi, birra in corpo. Il Cittadella è stato sicuramente una bellissima squadra, un degnissimo avversario, però per il primo tempo dobbiamo dire che il Lecce aveva meritato quel gol di vantaggio segnato da Mancoso su calcio di rigore. La situazione si è capovolta poi nella seconda frazione, quando i nostri avversari si sono fatti molto più intraprendenti, il Lecce ha iniziato a calare un pochino, poi sono subentrati ancora una volta i cambi che non hanno dato quello che magari mister Liverani si aspettava, e lì c'è stato il ritorno della Cittadella. Ti interrompo, è vero che il nostro obiettivo è quello della salvezza e siamo messi molto bene, però Mauro, i punti buttati un po' al vento o regalati se volete o concessi all'avversario cominciano ad essere parecchi a questo. Io non so se sono regalati, so soltanto che queste prime 5 partite ci hanno dimostrato che un Lecce oculato, cautelato, attento, che presidia tutte le zone del campo e lo fa benissimo per almeno 30-40 minuti del primo tempo, Lecce di questo tipo combatte alla pari e anche con squadre come il Cittadella, superiore. Che diciamolo superiore. Chiaramente, meglio organizzato. Però ragazzi, quando stai attento, quando sei concentrato, a noi sotto non ci mette nessuno. Anzi, anche sabato abbiamo giocato una partita, un primo tempo eccellente. Il Cittadella, pur facendo vedere buone doti di palleggio, però è stato pericolosissimo una volta soltanto nel primo tempo. Quando poi dopo
ma c'è un via vai di camici bianchi qua. Grazie. Di che? Grazie. Stringi. Quando poi dopo il secondo tempo noi, forse perché cominciano a diminuire le forze, siamo abbassati troppo. Scusa Mauro, 45 minuti non possono demolire le energie di gente che si allena 4 giorni alla settimana. Ancora io non riesco a capire il perché noi, arrivati a un certo punto della partita, ci chiudiamo dentro di noi, retrocediamo e abbassiamo il baricentro e non si riesce a conservare lo stesso atteggiamento aggressivo del primo tempo. Sì, però va studiata la cosa. Io alle arrampicate sugli specchi non ci chiede, prego. Posso alle arrampicate sugli specchi, Giovanni? Non mi ci presto proprio. Passare, quando io sento dire, grazie, che dopo 45 minuti c'è un problema di tenuta fisica, a me viene da ridere, perché gente che si allena da 3 mesi, che si allena 5 volte a settimana, che ha, no Paolo scusa, no, che ha 25-30 anni, devo finire, abbi pazienza. Gente che ha 20 anni, 25-30 anni, non è possibile che dopo un tempo, 45 minuti, accusi problemi stanchezza. Altri specchi su cui ci si arrampica, io li ho sentiti nelle interviste, siate più credibili, non me le bevo più. Ma abbiamo pagato le 3 partite in 8 giorni. Ma scusate, il Cittadella dov'è stato in questa serie, in questi 8 giorni? Era più fresco il Cittadella, capino, perché ha fatto molto più turnover del Lecce. Avevano cambiato tanto, ma avevano più gente più fresca in campo. Quindi il futuro dei successi sta nel turnover. No. E anche di questo parleremo. Questo Giovanni. No. Allora io sono un po' fuori dal coro, perché io sinceramente tutto questo gran bel primo tempo del Lecce non l'ho visto. Senza quel calcio di rigore trovato più che voluto non saremmo nemmeno passati in vantaggio secondo me. Quindi questo è un primo punto che vorrei. Poi parleremo di un altro calcio di rigore che non abbiamo visto. Che vorrei fosse ben chiaro. Certo, rimane il rammarico perché nel secondo tempo abbiamo avuto la palla del 2-0. E quello è il grosso rammarico che ci portiamo da questa partita. Poi nel secondo tempo io non credo ci sia una causa unica, perché non è possibile che questa squadra prende sempre gol nel secondo tempo, prende sempre gol da dentro la propria area, prende sempre gol da calcio piazzato con la difesa schierata. Quindi c'è qualche cosa che nei minuti finali è sempre nell'ultima parte della gara, quindi c'è qualche cosa su cui Liverani deve lavorare. È chiaro che come preparazione atletica abbiamo manifestato nel secondo tempo un calo enorme dal punto di vista atletico. Poi ci ha pensato pure il buon Liverani a modificare un assetto tattico che ha spostato ancora più dietro il baricentro, quindi ci ha chiusi ancora di più. Qualcuno ha fatto questa battutaccia, l'ho fatta io inizialmente. Quando va in panchina Liverani toglietegli il telefono, perché lui telefona all'allenatore avversario, è un eufemismo, e dice adesso noi mettiamo un difensore in più, quindi quando volete vediamo venire, che sapete fare. Quando volete venire venite, l'ho fatto a Benevento, l'ho fatto con la Salernitana, l'ho ripetuto ieri, ma assolutamente Marino lì, e togliendo quel Mancoso, io non sono l'avvocato difensore di Mancoso, perché Mancoso si difende da sé. No, e non come ha bisogno, però ne ha visto la partita. Però chissà perché, finito Mancoso, finito il nostro trequartista, diciamo. Falco, questa squadra si è afflosciata completamente. Io non sono allenatore, però so vedere i fatti e prendere atto del fatto che finito Mancoso è finito il Lecce, che già era fortemente in discesa. Va bene. A proposito, mi dispiace doverlo ricordare, anche il Foggia, che non ha riposato, è andato a Benevento a vincere. E ha fatto i 3. Eppure ha fatto 3 partite in 8 giorni, quindi la storia delle 3 partite, no, che vediamo... No, fuori... Poi vale per il Benevento. Poi il dentino me lo devo togliere. Se Palombi avesse segnato, mi ha ricordato quel grande filosofo olandese del Suriname, Rudi Gullit, che diceva, quando si diceva se mia sorella avesse il pisello, sarebbe mio fratello. Con i se non si va da nessuna parte. Infatti, ma per questo dico, se non ci fosse stato quel rigore non saremmo nemmeno andati in vantaggio. Non saremmo nemmeno andati in vantaggio se non ci fosse stato quel calcio di rigore. Quindi i se valgono sia per le azioni a sfavore che quelle a favore. Pierpaolo, questa è una domanda micidiale. No, vai. No, volevo aggiungere a quello che dicevi poco fa sul centrocampo, su Mancoso.
che noi abbiamo perso l'elemento più brillante fino a quel momento. Liverani ha detto di averlo visto in campo, però non ci dobbiamo dimenticare che ci mancava un certo Petriccione, che in questo momento è chi ti regge il centrocampo spesso, giusto, e volentieri. E noi avevamo un Arrigoni al rientro che però gioca schiacciatissimo davanti alla difesa. Quindi a centrocampo siamo perennemente in inferiorità, e perché questo, con i soli Scavone e poi giudizio, man mano, questo giudizio di, spero di aver capito male, ma io l'ho capito così. Mancoso non ha grandissime qualità tecniche ed era stanco. Sullo stanco io qualche problema ce l'ho e l'ho già manifestato. Sulle non grandi qualità non sono un avvocato di Mancoso, ma questo vede la porta più di tanti altri, più degli attaccanti. Ha fatto tre gol. Numeri alla mano e non è una punta. Questo è un punto di riferimento per tutto il centrocampo e per la difesa. Si fa trovare sempre pronto all'uscita da una situazione diversa. Al tiro in porta. Come si fa? Come si fa, caro Liverani, a discutere un elemento come Mancoso? No, secondo me non lo discuteva. Era più che altro una conferma di quanto abbiamo detto noi, affermato prima. Cioè abbiamo dei giocatori che secondo questo allenatore sono intoccabili e uno di questi è Mancoso, a cui non rinuncia mai, tant'è che l'ha schierato in tre partite in sei giorni. Però non ha queste grandi però qualità. Poi a quel punto ha dovuto forse perché non fa il doppio passo alla Cristiano per Ronaldo. Non toglierlo in una partita ha preferito fargli fare un minutaggio inferiore, mascherarlo in tutte e tre le gare. Allora, posso dire una cosa? Certo. Allora, su Mancoso bisogna mettere i puntini su lei. Mancoso è un giocatore che può fare il mediano incontrista e può fare il mediano attacco. E la mezzala? È una mezzala punta che può giocare difendendo diventa un mediano, che attaccando diventa un attacco. Ma non sa, cosa c'è? Non sa scoppare la palla. Cosa non... c'è? Io queste dichiarazioni che tu hai citato non penso che siano. L'hai sentite te? Non le ho lette. Ah, vabbè, io non so chi sia. Sembra sala stampa. No, affermazioni in sala stampa. Sì. A fine partita. Allora se io fossi Mancoso che direi vai a giocare a te, non ho capito, ma che modo è questo? Però è pur vero che sei pochi giorni prima a Livorno, a fine partita, scambio di opinioni, Liverani, Rambaudi che era il commentatore tecnico, c'è stato proprio un passaggio su Mancoso. Rambaudi che seva le lodi di Mancoso e lui Liverani ha risposto vaglielo a dire un po' a Lecce dove sembra di aver fatto chissà che se io lo schiero trequartista. Per me lui può fare il trequartista perché i numeri ce l'ha. Io trovo che sia un pochino riottoso ogni volta che gli fanno delle domande che chiamano le sue responsabilità. Lo dico molto francamente. Beh, l'allenatore ha detto i miei cambi non sono sbagliati, eh? Questa è la frase che risaltava in tutte le affermazioni fatte nel dopopartita. Lui ha difeso i suoi campi, ovviamente. Perché parliamo di un allenatore che fino a questo punto del campionato io credo abbia la responsabilità di almeno 4 punti se ne abbiamo vinto. Allora qual è? Il problema è che, ripeto, su Mancoso discuterlo bisogna essere pazzi. Quello che è ancora però più grave è il fatto che la nostra squadra retrocede di 20 metri anche più, ancora prima che finisca il primo tempo. Piano si tira indietro. Adesso io voglio Giovanni. Certe cose in questa città non si possono dire, diciamoci la verità, non le abbiamo mai sentite. Se attacchi qualcuno della società, l'allenatore, qualche giocatore, qua sei. Io sto fondando il circolo Notab. Per me è Notab. Ma è un giudizio personale. Giovanni, questo è il punto. Bisognerebbe avere, come dire, forza comune nel dire guarda che questo papà, non è possibile che noi buttiamo all'aria punti in questa maniera. Non perché vogliamo andare in Serie A, ma perché è davvero sciocco buttarle via su questa missione. Adesso bisogna raccogliere, quando vengono i punti bisogna raccoglierli, che avremo anche momenti poi in cui avremo difficoltà. Sì, no. Questo Lecce che soffre di rimontite, no? Cioè quando passa in vantaggio viene inesorabilmente raggiunta e come si diceva prima prende sempre gol nell'ultima parte della gara e abbiamo lasciato sul terreno punti pesanti. Questo risultato, questo pareggio per un però è un buon pareggio, il risultato è giusto comunque, dai, il risultato ma è un risultato giusto? Sì, per me sì. Perché un tempo ciascuno, dai, Cittadella onestamente non meritava di uscire sconfitto. Io da quello che si è visto sì, in campo ma io non ho mai fatto il conto dei minuti.
No, io non conto i minuti. No, no, però se un tempo chi, è più scusa, intenso. Il migliore del Lecce chi è stato? Per me è Vigorito. E quando Vigorito il tuo portiere è il migliore in campo, vuol dire che gli avversari hanno meritato. Nonostante ma Vigorito, tu sei il macellatore ufficiale. No, no, per carità, per carità. Però Vigorito è vero che ha fatto gli interventi, ma è pur vero che ha preso l'ennesimo gol nell'area piccola, lì sì, è mancato il portiere. Era in però, lì è la zona sua, lì, deve prendere sì, nell'area piccola. Lì deve non è l'unico colpevole. No, scusate. Assolutamente. L'ultimo ma della catena. Questo risultato di parità è giusto anche per Cittadella, nel senso se fosse un tifoso del Cittadella. Beh, io credo di sì, perché comunque loro hanno rischiato due volte sull'1-0 di prendere il secondo gol. La prima volta con Mancosu, hanno il loro anche portiere. Con Tavanelli alla fine. Cioè, l'area rischiato è parola grossa. Tavanelli è quello del notato. Del notato, esatto. E perché poi capito, Palombi, sul quale Paleari ha fatto uno studio approfondito, seppur in pochi giorni, ha capito come uscirgli incontro, come chiudergli lo specchio, perché a Palombi tolto quello spazio vitale per un attaccante che gioca sul filo del fuorigioco e che fa della rapidità la sua arma migliore, poi viene spento come è successo. Quindi alla fine questo 1-1 voglio giusto. Dire una cosa su Palombi, qualcuno mi dice, anzi me l'ha detto mio nipote, che guardando perché adesso sui giocatori si sa tutto, gli ha detto che guardando in internet ha scoperto che Palombi è destro. Ma guarda caso, io pensavo fosse sinistro perché ha fatto 4 gol tutti di sinistro. Il fatto è, te lo spiego, tuo nipote ha preso internet sul coso. No, e l'ha messo così, allora quello che è a sinistra. Allora io sono rimasto male perché io giustificavo l'errore di Palombi dicendo. Non è il piede suo. No, ha sbagliato, io dicevo. Ha sbagliato a portarselo sul destro perché è lui che ha guidato la palla. È proprio quello. E invece è un destro. Sì. Vabbè, ritorniamo al tema. Giovanni. Facciamo un brindisi a Palombi. Brindisi a Palombi. E non le sbagliare più, no, però. No. Un brindisi al destro di Palombi. Al destro di Palombi. Allora, Giovanni, primo tempo abbiamo detto così, ripresa colà. Perché? Perché qua. Le cause tu hai detto non sono una o due, sono molte psicologiche. Vediamo di entrare. Psicologiche, tecniche, preparazione atletica, atteggiamento tattico con i cambi che determina gli arati. Con Venezia no, lei ci ha giocato fino alla fine. Lì hai rimontato. E lì invece abbiamo giocato all'opposto. E allora? Lì eravamo sotto. La preparazione fisica c'entra e non c'entra. Sì, è relativo. È relativo. E sarà quella famosa parola che usò Mancosu, maturità. C'è un aspetto di mancanza non di sicurezza. Ecco, aspetto non ci sono le sicurezze. La paura di vincere. Questa squadra ancora deve acquisire questa consapevolezza che è una buona squadra, che è una squadra che quando è attenta, improvvisamente durante la partita subisce dei contraccolpi e al momento che il contraccolpo differisce in maniera grave, tu ti tiri sempre più indietro perché è un po' come l'animale ferito che invece di fare una reazione terribile come abbiamo fatto con Venezia, delle volte offri il collo. Offre. Pierpaolo, ma è vero, hai anche tu questa sensazione che manifesti liberani una sorta di fastidio quando gli si fanno domande in particolare sulle sostituzioni. Sostituzioni che io non voglio ricordare, che lui a lui piacciono, hanno portato alla perdita di qualche punto. Perché io le imputo anche a quel tipo di sostituzioni. Poi potrei sbagliare, però sembra infastidito. Abbiamo preso gol che fanno male per il modo in cui sono arrivati. Sembra infastidito. Sì, no, io non lo nego, lo confermo. Lo abbiamo avuto sempre questo. L'abbiamo sempre avuto questa impressione, questa sensazione. Ogni qualvolta ci sia stato qualcuno in sala stampa che abbia cercato di mettere i puntini sulle i. È pur vero, come dicevo prima, che lui difende il suo lavoro, il suo operato, le sue scelte, ci mancherebbe, lui crede in un determinato giocatore, in un determinato assetto tattico in certi momenti. È particolarmente sensibile e gli sta andando bene in questo periodo. Sono d'accordo con te, anche perché questa questione delle sostituzioni ne nasconde un'altra, che è quella di alcuni giocatori che sono al momento fuori stati rosa. Dimenticati benissimo, no, a prescindere dai fuori rosa, perché sarebbe riaprire che domenica, parentesi, che sabato fuori rosa
sabato avrebbe fatto la particolare. Però in rosa situazione. C'è gente che risponde ai nomi di Armellino e Zonev, che nel momento in sono cui non parte. Vuoi schierare 5 difensori, puoi metterti a 5 a centrocampo, rinforzare comunque il centrocampo e schieri un Donzone ed un Armellino, che comunque sanno difendere e sanno far ripartire la squadra. Quest'anno non li abbiamo assolutamente visti, neanche un minuto. Gli allenamenti sono blindati, non sappiamo cosa accada, come stanno questi ragazzi. Armellino sono porte chiuse, non si è. Io vorrei dire due parole. È così. Due parole, lasciatemi dire, sull'arbitro. Per me è straordinario, questo è un arbitro che è uno dei migliori. L'anno prossimo arbitrerà in Champions League. È uno dei migliori. Perché è sardo, quindi. No, quello è di Sassari. No, è di Olbia. È della sezione di Olbia. Ma è nato a Sassari. No. Che nome ha? Giua. Antonio Giua. Quello è della sezione di Olbia. Ma è nato a Sassari. È cresciuto a Sassari. In Rione Cappuccini. E poi si è trasferito a Olbia. Comunque a me è piaciuto tanto. All'inizio. Ha lasciato correre qualche entrata un po' di più, qualche cartellino. È piaciuto manca, meno me. Al Cittadella quando una manina in area, le cose ce le dobbiamo dire. Una manina in area sembrava la manina di Chiellini. La manina di Chiellini che viene perdonata. Onestamente dalla tribuna. No, ha preso palla con la mano. Abbiamo estreso. Dalla tribuna, ma siamo a 100 metri, diciamo, sembrava un tocco, una deviazione magari di una coscia e poi la palla che gli rimbalza sulla mano, sul braccio, non avevamo visto il tocco netto. Poi rivedendolo nelle immagini, però quello noi eravamo a 100 metri, l'arbitro era in campo. Quindi non parliamo delle famose congiure. No, assolutamente. Questo è un calcio di rigore netto e non concesso al Cittadino. Le cose noi le diciamo. È così? Trovo sempre che c'è poco giudizio in chi invece di dire quello che si è visto tutti cerca di nascondere. Perché nascondere? No, non c'è motivo. In certe occasioni capita che un arbitro fa poco così, magari involontariamente. Perché diciamo le cose come stanno. Sbagliare si può. Assolutamente. Ragazzi, noi abbiamo un calcio italiano che con il VAR. In maniera... Stiamo vedendo le peggiori cose. Stiamo vedendo cose... Ma stiamo vedendo anche cose buone con il VAR. Eh? Ma ora, quello che è successo domenica sono significanti. Allora, Firenze è stata una cosa orribile. Quando parla Giovanni, ascolta. Allora, che Giovanni dice così. Il problema non è il VAR in quanto tale. Il problema è l'applicazione del VAR. Allora, tu dici stiamo vedendo. Certo, abbiamo visto ieri la Fiorentina, il rigore regalato a Chiesa che si è buttato letteralmente in area, l'arbitro c'è cascato e dal VAR nessuno gli ha fatto notare che quello non era rigore. Però abbiamo visto pure delle cose buone, il gol annullato al Cagliari, fallo di mano netto che all'arbitro era sfuggito, il giocatore segna portando la palla in porta con il braccio, il VAR è intervenuto e ha fatto giustamente... L'arbitro di Inter Cagliari è stato un arbitro che ha voluto controllare le cose come stanno. E perché l'arbitro? Mentre invece l'arbitro... Ma l'hanno chiamato di cui, però via radio. Di cui prima... L'arbitro Valeri invece, che già aveva fatto un errore due domeniche fa annullando un gol regolarissimo al Torino, vero, ci è ricascato di nuovo ieri. Allora, Mauro, abbi pazienza. Comunque il VAR verrà adottato nella prossima Champions League. Quindi... No, ma da domenica cambia tutto. La Juventus con chi giocava? La Juventus ha giocato con Napoli. No, ieri. Ieri, Juve-Napoli. Sabato Juve-Napoli. Quando Chiellini prende la palla col braccio e con la mano, perché l'arbitro non decide di andare a vedere il VAR? Questo è il problema. Perché da quest'anno hanno cambiato questo regolamento, almeno fino a questo turno, non possiamo dire questa domenica, fino a questo turno c'è l'arbitro che è stato rimesso in posizione centrale. Conta molto più la discrezionalità dell'arbitro di quanto non possano fare quindi i giudici di gara che sono al VAR. Non elimina la discrezionalità. Fino a domenica era così. Dal prossimo turno cambia di nuovo tutto, perché dopo questi errori c'è stato il designatore Nicchi che ha preteso che gli arbitri vengano interpellati più spesso al VAR, perché se c'è la tecnologia bisogna utilizzarla, e l'ha detto il presidente dell'Atalanta, ha detto se c'è la tecnologia non la si utilizza, a questo punto torniamo all'antico, e quindi si cambierà tutto
con il designatore che chi sbaglierà sarà chiamato a sospendere. Perfetto. Pierpaolo ci ha già anticipato le sue pagelle ricordandoci i due uomini migliori. Vigorito e Mancuso, e siamo d'accordo, C'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere alle pagelle di... Ma no, io sto notando una crescita di Meccariello. Bravo. Che era partito male e che sabato dopo sabato sta comunque... L'unico che non ha mai cambiato in tutti, esatto, i turnover della difesa. Esatto, sta migliorando partita dopo partita. E questo è un aspetto che volevo sottolineare. Volevo anche sottolineare che sabato comunque, come si diceva prima, l'assenza di Petriccione si è sentita e come, e volevo anche evidenziare come forse in una situazione in cui Lecce era compresso nella propria metà campo, forse un giocatore della velocità di Falco nelle ripartenze sarebbe stato più opportuno tenerlo in campo anziché mandarlo anzitempo negli spogliatoi. Che impegni l'attenzione della difesa avversaria, un contropiedista. La domanda che uno è un po' del mestiere si fa quando entra, è per quale motivo prima di tutto quando si arriva al 65-70 tu mi levi sempre Falco, levando Falco automaticamente retrocedi di 20 metri, assolutamente, diciamo, il baricentro della squadra. Ora io mi chiedo, se tu hai intenzione, perché questo ragazzo forse è troppo magro, forse non è, non ha ancora forse 90 minuti, no, per carità, non lo so. Ma se tu mi togli questo, per quale motivo non hai conservato un giocatore che ha le stesse caratteristiche di questo? Per la prima volta abbiamo giocato con un Lecce ultra offensivo, perché avevamo Falco trequartista dietro la Mantia Palombi. Quindi per la prima volta ho voluto provare questo assetto. A un certo punto poi, con i loro difetti, servono. Mi sono piaciuti. Anche perché Palombi da solo l'abbiamo visto. Palombi ha avuto bisogno di pettinare col Venezia per segnare. Non ti ho interrotto. Usa la stessa caratteristica anche nei confronti degli altri, te lo chiedo per favore. Allora, io non lo so se si può verificare un nuovo caso di piazza, ma questa storia del turnover già alla quarta, la prima, alla seconda, terza partita, che è una cosa così, non corriamo il rischio che nessuno si sente titolare tranne quei due o tre che sono sempre, e nessuno si sente riserva, cioè le gerarchie non ci sono. Ci sono per Liverani. Allora, c'è il rischio che si presenti un nuovo caso di piazza che qualche testa riottosa dice ma io sono io. Vedi Gavino, è un argomento sul quale stiamo ricevendo molte sollecitazioni da parte dei tifosi, di chi segue Lecce e conosce le vicende della squadra. È chiaro, l'ho ricevuto anche io. Quell'esempio ci ha scottato in qualche maniera, perché noi quest'anno abbiamo rinunciato a un giocatore che avrebbe fatto comodo anche in Serie B. E qui il rischio c'è nel momento in cui tu, in fase di allestimento di questa nuova rosa, non hai preso uno a uno questi ragazzi e gli hai spiegato: tu per me giocherai titolare, tu per me sei un'alternativa, perché se questo discorso è stato fatto, l'hanno accettato e stanno qui, quindi i discorsi che ci fanno del gruppo bello, unito, coeso, ci stanno. Nel momento in cui a qualcuno è stato invece promesso ben altro minutaggio, ben altro impegno, e oggi fa panchina o tribuna, è chiaro che a lungo andare qualcosa potrebbe succedere. Le cose credo si possano riassumere in questo: o tu hai un potere assoluto nei confronti dell'organico, esatto, e le teste dell'organico sono allineate bene, disposte a comprendere l'interesse complessivo, tipo la Mercedes di ieri che in nome di una vittoria di scuderia e di un campionato del mondo regala la vittoria a Veneto, non c'è, certo, da scandalizzare. No, ma infatti, se non hai questo potere assoluto è un rischio. È facile che venga fuori il nuovo di piazza. Esatto. Perché stiamo parlando dei calciatori che giustamente, certo, giustamente vorrebbero essere considerati titolari. Fai una partita, poi esci, poi ritorni, poi rientri. Cioè come le pedine di una scatola. Tu mi fai gli assist, allora, con questi giocatori, giocatori che con il filo come marionette vengono, diciamo, distribuiti. Scusa, ma questa è buona. Allora io parto da un principio. Le gerarchie in una squadra di calcio devono obbligatoriamente esistere, cioè tu schieri un 11 in cui ogni reparto deve avere uno che lo guida. Oggi se non è così. Ma non è più così dove? Dappertutto, tutti hanno 30 giocatori in squadra. Ma non è così, e allora, in campo le gerarchie ci sono, perché se non ci sono gerarchie succede quell'anarchia
che vediamo poi molto. Io quando parlo delle chiudi squadre, il microfono perché dobbiamo quando andare parlo avanti. Delle squadre buone, intendo squadre che hanno dimestichezza con la vittoria. Sono le squadre che, e quelle hanno. Guarda il Napoli di Sarri, gli hanno fatto una colpa che non ha fatto mai cambi, che ha puntato sempre sugli stessi. Chi? Il Napoli di Sarri, no? Anche il Chelsea di Sarri. No, il Chelsea oggi. Abbiamo le mail come al solito. Abbiamo. Vedere fuoco, Giovanni. Diamo fuoco alle polveri con la prima mail che ci arriva. Giovanni, diamo fuoco alle diamo fuoco alle mail. Dopo diamo fuoco. Allora, ci scrive l'altra curva. L'altra curva, non sappiamo qual è l'altra curva. Curva ce n'è una in realtà, invece, no? Mo ci scrive l'altra. Vuol dire che è uno spettatore della curva sub. Vabbè. L'obiettivo di quest'anno è salvarsi tranquillamente. E per ora ci siamo. Dobbiamo accontentarci di quel che racimoliamo. I sogni di gloria lasciamoli al prossimo anno. Non lo so. Boh, che ne dite, Pierpaolo? I sogni di gloria lasciamoli al prossimo anno, cioè. Beh, io penso che è chiaro che Lecce non sia una squadra che è stata costruita per puntare a una promozione. Potrebbe venire qualcosa di più di una salvezza, che è l'obiettivo dichiarato dalla dirigenza, dell'allenatore, che ce lo ricorda ogni settimana. Però è chiaro anche che nel momento in cui una squadra si ritrova in ballo, chiamata a ballare, non penso che si debba tirare indietro e non ballare. Dire vabbè, passate il prossimo anno. Anche perché siamo in zona playoff. Esatto. Tutt'oggi siamo in zona playoff, quindi lo ricordiamo. Allora, ci scrive Ovidio dell'Ovo. Ovidio. Ovaiolo, Ovidio. Un tempo al Benevento, un tempo al Cittadella. Lasciamo perdere la Salernitana. Ah, i vari avversari. Eh sì, okay. I vari avversari cui abbiamo concesso tempo, campo, gol, eccetera. Basteranno a far capire che la Serie B non è la Serie C. E di Cittadella non ce n'è solo una, ma tante. Occhio Mister Pantani. Con te ce l'hanno, Mister Pantani. Io da quello che ho visto in queste 5 partite ti posso dire che nessuna di queste squadre che hanno giocato contro ci ha messo su. E questo è già un principio fondamentale. Certo. Vuol dire che fin quando la squadra è oculata, fin quando la squadra è concentrata, noi facciamo la nostra bella. Te la giochi con tutti. Che cosa c'è che non va? Il fatto che questa sia una squadra che alle prime, ripeto, alle prime avversità, al primo momento sfavorevole, questa è una squadra che si ritira nel suo guscio. E è questo l'errore grave. Ora a questo si aggiunge poi un allenatore che è come sempre, se fosse in altro ambiente si potrebbe dire che è tra i bisognosi. Lui ha bisogno di sentirsi più protetto di niente. È tra i bisognosi, no. Hai presente quelli che mettono le mani in tasca e ci trovano poco? Perché lui è come lui. Perché la nostra squadra, quando gioca come sa, è una squadra che se la gioca con tutti. Ma ha strappato il primo sorriso stasera. No, ma perché è la verità. C'è un altro toscano che delle similitudini ha fatto un mestiere. Più stretto di così, ti voglio dire. No, perché poi mangiamo la pizza del concorso e si raffreddano. Sulla faccenda poi. Che è banale non dire quello che è giusto. Noi possiamo tranquillamente pensare che quest'anno può essere anche il nostro anno. Tu queste cose non le puoi dire quando finisce il programma. Sì. Noi andiamo a mangiare la pizza e tu continui a dire. Sì, allora Giovanni, andiamo avanti. Caurro unico, l'amico Caurro unico. Unico Caurro. Ce n'è uno solo. Dirigenza e allenatore dicono che abbiamo pagato la terza partita in 8 giorni. Qualcuno gli informi che anche il Cittadella ne ha giocate 3 in 8 giorni ed anche il Foggia che ha vinto a Benevento. Non è che ci beviamo proprio tutto. Ha scritto quando l'avevamo detto noi. Sì, sono le arrampicate sugli specchi. Poi l'ultima ci scrive Vento Fresco. E sì, perché era tramontana ieri. Sempre gradito. E basta con questo criticare sempre. La classifica è buona e abbiamo uno squadrone. Siamo in grado anche di scavalcare con pochi danni le cavolate che ogni tanto fa vivere. Qua c'è dolce e salato.
cioè la cioccolata che fa le cioccolate che fa le gare, cioè dice la squadra c'è a prescindere da dagli errori o presunti tali. Allora ragazzi, Marotta lascia la Juventus, più che lasciare la Juventus lascia gli Agnelli, perché ormai è diventato vegano anche lui, quindi gli abbacchi non gli piacciono più. Gli Agnelli, sentite, io mi sono fatto un'idea, ma credo che ognuno di noi, al di là delle dichiarazioni di facciata, ci sarà il solito ringraziamento. La verità ancora non è uscita. Gli auguri. Perché se ne va? Beh, no, è presto detto, ci sono delle scelte che la famiglia Agnelli, nella figura del presidente, è chiamata a fare, l'hanno ribadito oggi dicendo gli uomini passano, la Juventus resta. Quindi si vuol dimostrare che pur cambiando degli uomini importantissimi che hanno fatto la fortuna di questa società nell'arco degli ultimi 8 anni, i risultati potranno continuare ad arrivare. È chiaro che è una scommessa, in questo momento è solo una scommessa. Scusa, poi il tempo dovrà dare una risposta. Gli uomini passano da Juventus, perché non se ne va ieri? E vabbè, ma quello è il giocattolo di famiglia, eh? Si sa. Io poco tempo fa dissi e continuo a pensare che ci gioca molto anche il fatto che, allora, tu prepari una squadra per vincere la Coppa dei Campioni. Tu hai il miglior centravanti del mondo. Che adesso, tu pensi che non abbiano gradito? Non hanno, nessuno può aver gradito. Però è uno stipendio bello pesante in meno. Ho capito, ma allora. Perché quello di Ronaldo è leggero. Cioè, perciò bisognava un po' tagliare. No, perché Ronaldo non ha lo stesso ruolo, questo è il problema. Sono d'accordo. Cioè, no, come stipendio, diceva lui. Ma io dico un principio molto semplice. Le squadre si migliorano quando non si levano quelli meglio. Noi quest'anno abbiamo un Buffon di meno. Esatto. Abbiamo un centravanti, ripeto, tra i più bravi del mondo, di meno. E abbiamo un Lichtsteiner di meno. Lichtsteiner l'ha sostituito. Sembra che questo Cancelo piano piano acquisisca personalità, cresca come uomo, che è giovanissimo, e tutto va bene. Ma quegli altri due, ho qualche dubbio che siano stati sostituiti in maniera adeguata. E si è rischiato di cedere Pjanic. Perché Marotta se ne va? Io dico che in tutte queste cose ci rientra anche parzialmente questa mia veduta. Poi è chiaro che c'è un mondo del calcio in cui ci sono dei personaggi che vorrebbero che tutti i meriti fossero i suoi. Tu fai questa trasmissione, io parlo, tu cerchi di farmi star zitto, così la gente pensa che Gavino è il migliore di tutti. Ma no, questa è la verità. Cioè tu non l'hai ancora capito, sì. Ma è così. È così. Allora tu sei un Agnelli come. No, no, guarda, a me mi hanno dato tutti gli improperi immaginabili. Ma Agnelli non l'ha detto mai. Sei un abbacchio come. No, gli Agnelli li mangiamo e basta noi. Perché Agnelli fa parte di un'altra tribù. Altra tribù. Io sono della tribù dei Mancosu, dei Giua, arbitro, eccetera. Dei Cesini. No, le mie gole profonde a Torino mi riferiscono che oramai gole profonde. Che oramai in casa Juventus Agnelli e Marotta erano separati in casa, come dimostra anche il fatto che la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus sia stata condotta direttamente da Paratici e da Agnelli e non da Marotta. Poi si dice anche che Marotta possa ambire a diventare il prossimo presidente della Federcalcio, quindi ha smentito. Che lui ha smentito, però. A proposito di direttore generale del Milan, vi spiegate perché un presidente, per esempio, del Napoli, padre e padrone, De Laurentiis, compra anche un'altra squadra che è il Bari? Vi spiegate perché un presidente, padre e padrone della Lazio, che è Lotito, compra la Salernitana? Mi spiegate, visto che vi trovate Berlusconi compra il Monza, perché Berlusconi è ma almeno non ne ha altre, comprano il Monza perché? Perché da quando nel 1996-94 il calcio è diventato a scopo di lucro, si è aperto un universo per tutti coloro che volevano speculare con il calcio, e allora è passato un colpo di spugna su tutti i padri padroni, nel senso buono del calcio italiano, che erano gli Urlano, Anconetani, Costantino Rozzi, la famiglia Sensi a Roma, o Dino Viola e via dicendo,
sono rimasti gli Agnelli, ma fanno un discorso a parte. I medici a Firenze. A Firenze. E quando lui è andato a Firenze. Il calcio è un potentissimo strumento che permette tantissime, io non ho vergogna a definirle, nefandezze, perché poi le scamotaggi si trovano sempre. Non ci dobbiamo dimenticare che c'è un rapporto di amicizia straordinario tra Berlusconi e Gagliano. Ora io quando giocavo nel mondo, perché questa è una città che ho conosciuto, giocavo nell'Ancona, giocavo nel Sada, si chiamava Sada il stadio di Monza. Cagliani era un abitante di Monza e io tant'è vero in molte occasioni mi sono chiesto, ma sarà quel ragazzo grande, che lui era grande, non è che fosse un bambino, che veniva, e probabilmente era lui. E ha sempre avuto un amore particolare per la squadra della sua città, perché Gagliani è di Monza. Allora, in un momento di difficoltà ha chiesto probabilmente a Berlusconi, ma perché non si riparte lì? E in 2 anni Berlusconi o 3. Questa cosa non era in difficoltà in Monza, era primo in classifica. Non è facile restare fuori dal mondo del calcio dopo tanti anni. Scusello, com'è questa storia che Gagliani... L'amore per la sua squadra mi ricorda molto quella di Ibrahimovic, che da bambino era tifoso del Barcellona, della Juventus, dell'Ajax. Io sposo la tesi di Pierpaolo. Era tifoso. Oramai è un business. De Laurentiis ha preso un Bari fallito. Perché l'ha preso? Per amore del Bari? Ma no, manco per idea. Perché comunque doveva mandare dei messaggi molto chiari a tutta la città, cominciando dal sindaco. C'è la questione stadio, minaccia di portare la Champions a Bari. Quindi è un business. Ha preso una società fallita, l'ha presa per niente. Due spiccioli. L'ha presa per due spiccioli. E ci farà i soldi sul Bari. Quindi... Ma ci farà i soldi? Non è che... Come li ha fatti Pastorello padre e Pastorello figlio col Verona? Esatto. E c'è qualcuno che aspetta ancora 30 milioni di premio promozione, non facciamo il nome perché sennò va ma bene. Lo conosciamo. E Mauro domani riprende la cena. Roma e Juventus sono impegnati. Io credo che non siano proibitivi, ma è un eufemismo. Credo che gli avversari sono una vera puttana. Io ho sempre dei dubbi, perché non esistono squadre materasso, non ci sono più. Io penso che lo Young Boys siano quelli che fanno pubblicità di quella i giovani ragazzi. Cioè io ti devo dire la verità, la squadra Juventus non dico che sia Ronaldo dipendente, però è una squadra in cui Ronaldo dà un significato all'attacco della Juventus, dà un significato importante. Comunque perché la vedi bene la partita, è facile per la Juve, no? No, non è facile, non c'è niente di facile. Non esiste roba facile. Sarebbe stato facile se ci fosse stato Higuain, ma Higuain non c'è, quindi Ronaldo non c'è. La cosa... Come le vede le due italiane? Beh, domani insomma gli avversari, lo Young Boys per la Juve e il Victoria Plzen per la... Victoria Plzen è una fabbrica di birra. Di birra, loro fanno la birra. Poi attività collaterale, calcio. Cioè, due squadre italiane che giocano in casa contro queste due avversari, insomma... Sì, è vero, la palla è tonda, può succedere tutto, per l'amor di Dio. Però io non enfatizzerei tanto la mancanza di Higuain, perché comunque Cristiano Ronaldo è il giocatore ma che... Ma non c'è neanche Cristiano Ronaldo. Vabbè, squalificato, perché nella Champions non c'è il VAR. Se ci fosse stato il VAR nella Champions, Cristiano Ronaldo non sarebbe stato espulso. Questa è la... Eppure prenderà 3 giornate. Questa è la... Certo, 3 giornate di... Mentre dopodomani c'è questo Napoli-Liverpool che... partita veramente bella da vedere. Tottenham Inter. Hanno già giocato Tottenham e Inter. Sto sbagliando, sì. Ora ti dico. Va bene. Insomma, il compito più difficile penso che sia quello dell'Inter e quello del Napoli. Sì. Perché per sulla Roma carta sì. Sono un po' alla portata. Sulla carta sì. E quanto è alla portata invece? No, scusate. Correggiamo il tiro e l'Inter va in casa del PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, giusto. Che sono quelli che fabbricano le lampadine Philips. Philips, ad Eindhoven c'è la Philips. Cioè. Squadra della Philips, notoriamente. Esatto, che ha fornito l'illuminazione a tutti gli stati del mondo. E come vedete voi invece questo turno di Verona? Di venerdì. Abbiamo a giocare di venerdì sera, attenzione. Abbiamo. Quindi altri 2 giorni in meno di l'impegno, recupero. L'impegno. Anche il Verona. Anche il Verona. Abbiamo l'impegno con il Verona. Capolista. Col Verona. Bravo. Perché ha avuto una bastonata a Salerno. Io parlando con degli amici giornalisti salernitani mi hanno detto
la Salernitana ha giocato una bella partita. Ogni tanto con l'Antuono, maschia, ogni tanto con l'Antuono, si ricorda che lui era uno che menava come un assassino. E quindi anche i suoi giocatori si ricordano che per Vidiano Verona Lecce. Verona Lecce è una bella sfida, perché il Lecce nell'ultima partita in trasferta, quella giocata a Livorno, ha sorpreso tutti. È andato a vincere su un campo tabù dove aveva vinto solo due volte, e va in un altro campo dove le soddisfazioni sono state pochissime. Contro avremo questa squadra che è una corazzata, che punta dichiaratamente all'immediato ritorno in Serie A. Costruita per la promozione. Costruita per la promozione, anche perché il fondo garantito a chi retrocede è bello cospicuo, quindi hanno potuto allestire tranquillamente una rosa. Il paracadute, il famoso per paracadute. Un'altissima classifica, il famoso paracadute. Quindi il Lecce sarà chiamato ad un bel impegno, e vedremo se anche in questo caso ci saranno delle sorprese. Sicuramente avremo delle facce nuove, delle novità. Quello è poco ma è sicuro. Vediamo se Petriccione recupererà o meno, perché anche oggi si è allenato indifferenziato. Vigorito è reduce da quella botta che ha preso in quell'uscita, in quello scontro fortuito, e non è al meglio. Ma a parte questo, io credo che ci saranno dei volti nuovi legati anche a quello che abbiamo visto nel secondo tempo. Poi rimane sempre la dichiarazione di Liberani: io faccio uno schieramento della squadra in base alle caratteristiche dell'avversario. Quindi... Sì, Liberani io penso che faccia un po' il furbacchione, perché tende a mettere le mani avanti, a fare delle dichiarazioni che poi non vengono confermate dai fatti in campo, perché lui comunque, a prescindere dall'avversario, schiera il suo Lecce in partenza, poi si adatta all'andamento della gara più che dell'avversario. Perché se fosse stato adattarsi all'andamento dell'avversario, i cambi sarebbero stati. Verona è ricordata nella storia calcistica come la Fatal Verona, che sottrasse uno scudetto al Milan, quasi cucito. Una cosa. Come vedi tu questa partita? Beh, chiaramente non abbiamo il pronostico dalla nostra, certamente il pronostico è tutto a favore del Verona. Però sai, il Lecce, come si è detto prima, non ha niente da perdere, sembra giocarla tranquillamente. Sembra invece proiettato verso una salvezza tranquilla. Io credo che l'atteggiamento migliore sia andare a giocarsela a viso aperto, tanto non si ha nulla da perdere, quindi questo filotto di risultati utili consecutivi, questi 7 punti nelle ultime 3 partite, dà fiducia e ci permette di poter andare a giocare a viso aperto. Ce la facciamo una schedina come rapida? No? Facciamoci una schedina rapida. Allora, la schedina si comincia venerdì 5 alle 20:30, il Lecce invece gioca alle 21. Allora, Pierpaolo. Diciamo che chi azzecca 3 risultati su 11, questa volta vince un abbonamento all'impianto di risalita sulla funivia Otranto Casamassina. Comunità montana. Perfetto. Montana, questa è la cosa che volevo dire. È una cosa della merda, è impazzito. Otranto Comunità montana. Allora, Pierpaolo, Torino Frosinone. Uno. Cioè il Frosinone non farà punti. Il Frosinone secondo me si è stancato di prendere 3 punti ogni partita. È vero. Mauro, Cagliari Bologna, scontro fra rosso blu. Io c'ho Cavino qui, ma io tifo. Tu sei di cuore bolognese. Io tipo certe delle squadre in cui ho giocato, giusto, ed è giusto. Quindi due. Due. Perché a Cagliari non t'han voluto. Questo è vero, perché a Cagliari hanno il cervello. Ci doveva andare, hai ragione. Poi, dopo lo scontro fra i rossoblu, c'è uno scontro fra bianconeri, Udinese e Juventus. Udinese e Juventus, questa volta Martin perde la capa. L'Udinese vincerà. Colpo gobbo. Vincerà gobbi. Con un rigore, viene assegnato all'Udinese un rigore fasullo. Col VAR. Non ci sarà fallo sull'attaccante dell'Udinese, non ci sarà fallo di mano, niente. Ma l'arbitro darà un calcio di rigore. Così si fa. Sarà un sorriso in tribuna. E il mondo verrà ribaltato. Bellissimo sarebbe. Pierpaolo, Empoli Roma. X, non vedi la Roma vincente? Beh, dopo l'impegno in Champions credo che le energie inizieranno a calare un pochino. Mauro, Genoa Parma. Ragazzi, questo Genoa fa successo. C'ha questo centravanti che segna. Piontek. Quello comprato con i fichi secchi. È vero. Quello comprato Piontek. Con un cesto di fichi. Sta segnando. Questa volta il Parma, dopo che ha ciccato a Napoli,
ha accicchiato, non perché ha accicchiato per il valore del Napoli. Pronostico, dai! X. X. Poi. Questa è me. Questa è un'altra bella partita, Atalanta-Sampdoria. Atalanta-Sampdoria è un derby questo. Sì, è perché. Atalanta-Sampdoria è bella, vedo brutta per l'Atalanta. Spiego anche perché non voglio scherzare. L'Atalanta ha perso molto di tutto, quel che aveva. Direi. È una squadra che non rassomiglia a se stessa, entra molto spesso in fasi non di crisi, ma di problemi da risolvere in campo. Grande nervosismo anche di Gasperini. E la mancanza di risultati, a prescindere da qualche punto di errori, può creare seri problemi. E la Samp è squadra che è condotta da un filosofo del calcio. Perfetto. Altra bella partita, Pierpaolo, Lazio-Fiorentina. Uno. La Lazio si deve rifare dal derby perso malamente. Poi Mauro, Milan-Chievo-Verona. Avrebbe dovuto giocare nel Chievo. Ho un affetto spropositato per questo Lione. Però fammi finire. Però questa volta non vedo. Vedo che non credo abbia nessuna possibilità. Il Milan sta riprendendosi. Devo dire la verità, l'ho visto giocare ieri. Col Sassuolo, ne ha fatte 4. Beh, 4 gol al Sassuolo. Ha giocato veramente bene. Sì, no, vabbè, ma poi questo Chievo sembra essere veramente poca cosa quest'anno, Sì. Il Chievo è veramente poca cosa quest'anno. Graziato dalla Natale giustizia con Pandoro, sportiva. Col Pandoro si può risolvere tutto. Va bene. Tocca a te, Gavino. Napoli-Sassuolo, a proposito, il Sassuolo che ne ha prese 4, il Napoli che gioca con Liverpool mercoledì. Io ho sempre paura di questi derby così, no? Perché nei derby può accadere di... Derby dello stretto. Allora, questo è il Sassuolo contro il Napoli. Il derby del mattone. Sì. E poi... Della piastrella. Chiude una partita, domenica sera, Spal-Inter, Pierpaolo. Chiudiamo. Uno. Perde l'Inter. Sorpresa. Sorpresone. Diamone una. Sorpresone. E così ti sei giocato anche lo stipendio di ottobre. Io lo guardavo, guardavo da quella parte. Ecco, dalla regia ci dicono che portiamo bene quando auguriamo, no auguriamo, è tradizione. Pronostichiamo la chiudiamo sconfitta. Chiudiamo così? Chiudiamo così, dai. Allora, ultima domanda, si riposta secca. Ma il campionato di Serie A, a proposito, ieri la Torres è andata male, ne ha avuto scade 3, però... Succede. Non che sia andato meglio l'Avellino, e neanche, come si chiama? Avellino appareggiato. Come si chiama la... A Tripalda è uno squadrone. Momento difficile. Pierpaolo, il campionato di Serie A è finito. Io temo che andando avanti così finirà presto, più presto degli altri anni. È già finito. Mi auguro di no per l'interesse comunque, perché sennò questa Serie A che si vuole così rilanciare con Ronaldo, segnali, l'operazione. Segnali profondi quelli che sta lasciando la Juve. Sono segnali profondi e preoccupanti per gli avversari, perché anche quando soffre una partita in casa contro un Napoli candidato ad essere l'antagonista principale, poi vince per 3-1, e un Ronaldo che dimostra che le partite importanti le sa giocare, diventa difficile per tutti. Poi quando hai giocatori che oltre che essere bravi come calciatori sono bravi anche nella pallavolo e l'arbitro fa finta di non accorgersi, allora è chiaro che le porte si spalancano. Il campionato è finito. Allora il fallo rimane. No, il campionato è finito. No, il campionato non è finito. Il fallo rimane dal regolamento. Se ora è cambiato il regolamento. È cambiato. Il regolamento quando giocavo io. Allora ho cambiato 50 volte. 20 versioni così, hanno cambiato. Diceva che il fallo rimane deve essere un comportamento volontario e che quindi come. Se la palla casualmente ti batte in un braccio, bisogna proprio che tu sia sulla linea di porta. Allora il rigore contro Cittadella non era all'altezza. Adesso no, basta che intercetti. Rialza il braccio per ripararsi. No, che non è rigore. No, adesso ora la regola è cambiata. Se tu aumenti la superficie corporea. Non è che ha cambiato, l'hanno cambiata per rendere... Poi movimento quando, non se congruo. Voi pensate che noi abbiamo avuto in Italia, ora molto facciamo anche le somiglianze
un amico Agnolin, che è un amico mio fratello. Lo so. Allora, dicevo, se noi per tanti anni abbiamo avuto in Italia, adesso comanda il settore ambientale europeo, comanda Collina, comanda un imbecille come Collina, diciamo le parole come stanno. Allora c'è qualche cosa che non trovo. Collina è stato capace di dichiarare che il campo per destinazione, cioè il campo all'esterno del campo, cioè fa parte del campo. Io non riesco a capire. Basta, ho chiuso le parole. Sì, sì, famoso caso. Il caso di lui ci sta sempre. Va bene, lasciamo stare perché sennò... No, sì, lasciamo stare, sennò davvero non ne usciamo. Che volevo dire? Quindi, Giovanni, questo campionato per te... Chiuso. È chiuso. Già il 29 settembre campionato chiuso. Il segnale è netto, chiaro, indiscutibile. Non c'è più storia. Anche perché non trovi... Alle spalle della Juventus non c'è nessuno. Squadre di scontri possono riportare queste le cose. Allora, voglio dire, gli infortuni possono capitare a tutti, però la Juventus ha un organico tale che può far fronte a qualunque tipo di infortunio, a qualunque tipo di assenza. Io credo che la panchina della Juve sia superiore alla prima squadra di tutti gli altri. Esatto. Se si infortuna Rizzoli c'è Valeri. se si infortuna, se squalificano Valeri c'è ancora Tagliavento. Cioè, esce Manzo, chi c'entra Quadrato? Giuma opzionato già. Tagliavento, quindi. L'avete visto, esce Manzo, chi c'entra Quadrato? Esce Chedira, entra Embreciano. Cioè praticamente no, la Juve non ha. Ragazzi, il dubbio è se mettere o non mettere Dybala in campo. Ecco, ti è Dybala o di non Dybala. Sappiamo, per concludere, che il Lecce va a Verona, che non è una partita tenera, perché Verona è capolista, però c'è anche una componente di tranquillità da parte del Lecce, che qualunque cosa arrivi da Verona è così. Pure che perdiamo, anche... chi se ne frega. Questa... Noi ci scusiamo per la reiterata presenza di Mauro. Grazie a Giovanni, grazie per Pazzo. Grazie a te, Gavino, buonasera a tutti. Grazie a chi ci ha ospitato stasera. Le manifatture Knoss al The Best World Pizza Champion, via. Che adesso andremo ad assaggiare. Sì, per però ci portiamo anche le birre. Le birre ce le portiamo, è chiaro. Ciao. Ci vediamo lunedì. Addio piacere.